ragazza di 14 anni picchiata da un branco di uomini. Ma sono uomini questi? Sono uomini? L'Italia è fra i paesi europei con la più bassa tutela giuridica contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Da molti anni le istituzioni europee invitano i paesi membri a dotarsi di strumenti per contrastare i cosiddetti crimini d'odio, quelli cioè fondati sui pregiudizi, e gli hate speech, cioè i discorsi che incitano all'odio e alla violenza verso alcuni gruppi di persone. Gli omofobi sono quelli che hanno le menti chiuse e purtroppo hanno anche le bocche aperte. Non l'ho detto io, l'ha detto un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Orlando Merenda. È stato bullizzato per la sua omosessualità. Da uno studio dell'Università Milano Bicocca su un campione di 2,5 milioni di giovani risulta che un adolescente omosessuale è a rischio di suicidio quasi 4 volte più di un coetaneo eterosessuale e il rischio sale a 6 volte per gli adolescenti transessuali. Un appello e un forte sostegno affinché il Senato, dove la legge è bloccata al momento, ci ascolti questa piazza. Non è più possibile bloccare una legge di civiltà che l'Italia aspetta da troppo tempo. Al Pride di Napoli, il deputato Alessandro Zan ha illustrato il disegno di legge che porta il suo nome e che punta a colmare il vuoto legislativo italiano con alcune norme simili a quelle vigenti in molti altri paesi. Ai motivi di discriminazione già oggi puniti dalla legge italiana, cioè quelli razziali, etnici, nazionali o religiosi, verrebbero aggiunti quelli fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. In altri paesi europei è stata la destra ad approvare la legge contro l'omofobia, penso in Francia è stata la destra di Chirac, qui abbiamo ancora una destra di Salvini e Meloni che guarda con favore a Orban, a Duda, a quei paesi che sono arretratissimi e che stanno discriminando e se notate non solo i diritti dei gay ma anche i diritti delle donne, perché l'obiettivo è quello di portare la società ad essere più come dire imbarbarita, più arretrata. Dunque noi dobbiamo assolutamente dare una prova di europeismo anche in questo caso, cioè l'Italia non può essere un paese che discrimina, ma deve essere un paese che include tutti i suoi cittadini. Sono migliaia ogni anno i crimini d'odio commessi in Italia. Sul palco del Pride è stato ricordato che il nostro paese detiene il triste primato europeo per il maggior numero di persone transessuali uccise, 42 negli ultimi 12 anni. Non serve avere figli per sentirsi parte di una famiglia, serve semplicemente il rispetto, l'amore e la complicità. Se questo i nostri politici non lo capiscono, ho paura per loro, non per noi. Mi domandi se sono innamorata. Sono molto innamorata, basta e avanza, non crede. Nel corso della manifestazione è stato ricordato il primo Pride nazionale tenuto al Sud, quello che si svolse nel 1996 a Napoli, in uno scenario politico e sociale ben diverso da quello odierno. È il tasso di civiltà di tutta una società ad essere chiamato in discussione e in causa. Al di fuori dei temi affrontati dal DDL Zan, le famiglie arcobaleno hanno ricordato con uno spot che i figli delle coppie omogenitoriali hanno in Italia minori diritti che in molti altri paesi. Secondo le stime, sarebbero 100.000 i bambini italiani che hanno almeno un genitore omosessuale. Dove lo Stato vede un fantasma, Gaia vede la sua mamma. Aiuta i papà e le mamme di famiglie arcobaleno a essere riconosciuti per legge. Per garantire pieni diritti ai nostri bambini e bambine. Patrocinato da diverse istituzioni, fra cui il Comune di Napoli, il Pride napoletano ha avuto come madrina la cantante Arisa e come ospiti molti altri artisti. Anche il sindaco e l'assessora alle pari opportunità del Comune di Napoli hanno sostenuto pubblicamente le ragioni della comunità LGBT.
Io voglio ringraziare tutte queste associazioni che stanno qui, sono meravigliose e sono veramente l'espressione di questa bandiera Rainbow che indica la pace, vuol dire la capacità di saper stare insieme. Sono persone diverse, con le loro spigolosità, con le loro complessità, eppure sono state capaci di fare un passo avanti, di guardare nello stesso obiettivo che è quello dei diritti e di fare comunità. E io li ho sentiti forti dietro di me. Ricordiamocelo sempre, i diritti non sono concessioni, i diritti sono conquiste e poi vanno difesi. La storia non la scrive chi governa, ma la storia la scrivono i popoli. Da Napoli bisogna dire con forza al Parlamento. Parlamento, devi avere coraggio, non devi fare calcoli. Chi fa calcoli sui diritti non ha coraggio. Sette lire, lassù in montagna, bella ciao, bella ciao.